Un sogno che si realizza è quello di Rossella Celebrini. Nei giorni scorsi, infatti, ha inaugurato in pieno centro a Portoferraio l'atelier I Magazzini. Ai piedi delle mura Medice, una proprietà di famiglia che la nota imprenditrice ha voluto ristrutturare, oltre che per migliorare la propria attività, anche per rivitalizzare una zona che in passato era il cuore pulsante del commercio portoferraiese. All'inaugurazione anche il sindaco della città, Angelo Zini, che oltre a complimentarsi con Rossella Celebrini ha anche anticipato che alle Galeazze è prevista un'opera importante e, vista la vicinanza, la zona potrà già essere un po' l'attrattivo importante per il cuore di Portoferraio. Un sogno che si realizza dopo anche diversi anni. Anni anche molto duri, però ecco, l'importante è essere determinati e arrivare ai propri obiettivi. E questo atelier per me è così la concretizzazione di un sogno, intanto perché ci sono veramente dei pezzi di famiglia, perché qua non a caso l'ho chiamato Atelier I Magazzini, perché è un luogo d'arte, un luogo di bellezza dove si lavora ma si crea anche. Quindi questo ricordo del passato, quindi ricordo delle origini, delle mie radici, unito poi alla parte artistica, che poi fa parte insomma della mia vita, del mio lavoro, oltre che quella organizzativa, è così un sogno che vuole anche far rivivere una parte storica importante di Portoferraio. Voglio avere il merito di questo, però sicuramente ho avuto il coraggio di ristrutturare due magazzini che sono in una zona addirittura che rientra nella zona militare, no? Come si dice, limite invalicabile, che per chi insomma conosce la storia di Portoferraio ci riporta indietro nel tempo, quando qua c'era la caserma. Quindi un luogo che apparentemente un po' inibisce le persone, perché uno legge zona militare, però in realtà è una zona estremamente affascinante. È una bellissima idea questa, una bellissima idea al di là della sua idea in particolare, ma dell'idea generale di stare dentro il centro storico. Tra l'altro in un posto particolare, noi pensiamo, speriamo in poco tempo di dargli una mano, perché qui vicino ci dovrebbe venire una cosa molto bella. Abbiamo le vecchie galeazze, l'arsenale che stiamo provando a restaurare, ristrutturare con una bellissima idea, quindi potrebbe diventare un angolo del centro storico molto importante, ma è l'idea in generale che è bella, cioè quella di fare in modo che la parte pubblica, ma anche i soggetti privati, investano per rivitalizzare questo centro e questa città, che è un gioiello e che dobbiamo far ritornare ad essere un gioiello.